Abbiamo ancora negli occhi l'impresa straordinaria della Fortitudo Agrigento che è andata a vincere sul campo di Tortona in Piemonte, una trasferta che appariva proibitiva, possiamo dire così, perché si trattava di una squadra che aveva già vinto le prime due gare, una squadra che partiva con i favori del pronostico e che sicuramente quest'anno lotterà per obiettivi di grande spessore. La partita è stata giocata in maniera straordinaria dalla Fortitudo, soprattutto nel secondo tempo, perché nel primo tempo comunque in attacco la Fortitudo era riuscita a rimanere sempre efficace, ma in difesa aveva trovato qualche imprecisione. Nel secondo tempo, dopo essere state addirittura sul meno 17, è arrivata una grandissima reazione, soprattutto dal punto di vista dell'intensità in difesa, mentre in attacco si è continuata a macinare punti, soprattutto con i nostri esterni, in particolare Pepe, Ambrosini e Evangelisti, che hanno fatto la loro solita partita. Una vittoria che ricorda tantissimo le vittorie della Fortitudo Agrigento, che aveva fatto innamorare i suoi tifosi un paio di anni fa, quella Fortitudo che arrivò in finale, quella Fortitudo guidata come adesso da Williams e Evangelisti, quella Fortitudo che riusciva ad ovviare a lacune tecniche che possono essere riscontrate con un grande cuore. Nel basket il cuore conta tantissimo e la Fortitudo lo ha dimostrato in maniera consistente. Questa vittoria vale tantissimo, vale forse più del quarto posto raggiunto l'anno scorso, perché è una vittoria che dà tantissima fiducia, tantissima autostima a questo gruppo che Ciani ha definito straordinario, ed è una vittoria che ci può lanciare per questo campionato e magari sperare di arrivare in posizioni davvero di alta classifica, e perché no, pensare anche ad un eventuale playoff, che sarebbe già un risultato ben oltre le aspettative. Il campionato continua, non si ferma certo oggi, la classifica ci dice bene perché ci vede secondi a pari punti con un po' di squadre, a soli 2 punti da Casale Monferrato, che in questo momento è l'unica squadra ad aver ottenuto 4 vittorie su 4. Indovinate dove giocheremo la prossima partita? Sarà proprio a Casale Monferrato, in un'altra trasferta che potrebbe essere definita proibitiva. Mi viene in mente a dire una cosa: nelle prime 5 partite giocheremo 3 trasferte, abbiamo giocato già 2, con Tortona, Siena e Casale Monferrato, che insieme alla Eurobasket Roma sono le 4 squadre più accreditate ad occupare i 4 primi posti della classifica. Affrontare queste trasferte ora è molto meglio che affrontarle nel finale, quindi magari ci potrebbe dire bene anche il calendario. Trasferta che può risultare proibitiva anche quella di Casale, ma la Fortitudo, con la trasferta di sabato, ci ha insegnato che nulla è impossibile.